Iscriviti al canale per non perderti altre notizie sul mondo del gossip. Fausto Leali. Nato a Nuvolento in provincia di Brescia il 29 ottobre 1944, ha avuto come primo maestro di chitarra Tullio Romano dei Los Marcellos Ferial. A soli 14 anni, ha ottenuto il suo primo ingaggio professionale nell'orchestra di Max Corradini. A 16 anni, è entrato nell'orchestra del fisarmonicista jazz Volmer Beltrami. Nel 1961, ha registrato il suo primo singolo con lo pseudonimo Fausto Denis. Lo stesso anno ha scritto e inciso la canzone Amarti così. Successivamente, ha formato una collaborazione con la band dei Novelty, registrando diverse cover, tra cui Please Please Me e Lei chiama She Love You, dei Beatles. Nel 1965, insieme ai Novelty, è stato gruppo spalla durante le tre date dell'unico tour italiano dei Beatles. Proprio in quell'anno ha anche registrato una versione italiana di Earth, di Jimi Hendrix. Il suo passaggio alla musica nera ha consacrato Fausto Leali come uno dei più grandi cantanti italiani. Da quel momento in poi, le sue partecipazioni al Festival di Sanremo nel 69 e nel 70, con brani come Un'ora fa e Hippie, hanno ottenuto un buon successo discografico. Durante gli anni 70, ha continuato a pubblicare diversi brani memorabili, tra cui Solo lei, Io camminerò e una reinterpretazione di Vierno per il Festival della canzone italiana. Tuttavia, è stato necessario aspettare la seconda metà degli anni 80 per un ulteriore impulso nella carriera di Fausto. Nel 1987, ha presentato Io amo, seguito l'anno successivo da uno dei suoi grandi successi, Mi manchi, che è diventato una pietra miliare della musica leggera italiana. Nel 1989, ha vinto il Festival di Sanremo con Ti lascerò, interpretandola insieme alla mitica Anna Oxa. Non possiamo dimenticare la sua collaborazione con la splendida Luisa Corna nel brano Ora che ho bisogno di te. Purtroppo, recentemente Fausto ha subito una terribile perdita. Ha condiviso sui social la tragica morte di Antonio Crippezzi, grande amico di Leali e storico membro dei Camaleonti. A lui e alla sua famiglia vanno le nostre più sentite condoglianze e il nostro sostegno in questo momento difficile.